terzo set vinto da McEnroe e abbiamo Wilander al servizio sull'1-0 per McEnroe nel terzo set. Vi ricordo che stiamo trasmettendo per il grande tennis di Canale 5 la semifinale dell'Open d'Australia dallo stadio di Kooyong di Melbourne. Vi ricordo anche che è in corso a Milano la Cuore Cup, il grande appuntamento milanese di marzo con il grande tennis, campionati internazionali indoor quest'anno, settima edizione della Cuore Cup, tra i protagonisti i due grandi giocatori che state vedendo, Mats Wilander e John McEnroe. Vi ricordo anche che Canale 5 trasmetterà le fasi conclusive di questo torneo per Milano, gli amici della Lombardia da venerdì, per il resto d'Italia da sabato. È rimasta sul nastro questa volée smorzata di McEnroe. È la prima partecipazione per John McEnroe all'Open d'Australia. Gli organizzatori del torneo australiano hanno opportunamente anticipato rispetto alla tradizione la data del loro torneo, che prima si disputava attorno a Natale, tra Natale e Capodanno. E questo rendeva ancora più difficile per i giocatori non australiani un viaggio in quel periodo dell'anno. 30 errori di rovescio McEnroe, 25 Wilander, ma il discorso è quello di prima, bisogna vedere fino a che punto questi sono veri errori oppure provocati dall'avversario. Malgrado la rotazione finisce fuori il passante, il pallonetto passante di McEnroe, 40-15. Un po' scolastica questa volée bassa di Wilander. Qui Wilander commette un'imprudenza, smaccia una palla che forse poteva anche andare fuori e sbaglia lo smash, 40-30. Comunque al contrario di McEnroe, vedete, non si arrabbia per l'errore, rimane tranquillo, rimane calmo. Cioè fondamentalmente Wilander un po' meno calmo di Borg, ma molto più calmo di John McEnroe. Gioca da fondo campo, poi attacca finalmente McEnroe, volée di dritto, finisce fuori, non è riuscito a chiudere il movimento sul passante di Wilander e siamo uno pari. Un set pari, un gioco pari nel terzo set. Love. 15-0. Ha tentato un tocco morbido, volé di rovescio alta McEnroe, colpo che comunemente viene chiamato Veronica, la sbaglia. 15 pari. È un colpo che eseguiva molto bene il nostro Adriano Panatta. Si allunga ma non riesce a controllare la volée di dritto McEnroe, 15-30.